Allora, buongiorno a tutti, ci troviamo di fronte a questo semi-indipendente su due livelli con balcone panoramico a Montorio in Valle, in uno dei vicoletti del centro storico, e stiamo per andare a vedere appunto l'abitazione all'interno, alla quale si accede direttamente dalla strada principale attraverso questi tre o quattro gradoni che danno appunto al vicolo alle spalle del fabbricato. Entriamo all'interno della casa, distribuita su due livelli, una casa che si presenta in discreto stato, con la zona giorno al piano terra, chiedo scusa, e due belle camere al piano primo. La parte antestante l'ingresso è sicuramente quella destinata al salone, dove, e non poteva essere altrimenti, stando sempre nella punta finale del paese, c'è questo affaccio da cartolina sabina, diciamo così, molto molto bello, e dove c'è questa scala in legno che poi faremo, che porta al primo piano. Al centro delle due stanze c'è camino a legna, e la particolarità è che questa qui è, volendo, il secondo ingresso, oppure potrebbe diventare una finestra che dà ancora più luminosità se mai uno volesse, ma comunque lo vedete, insomma, c'è una luminosità oggettivamente ottima. La finestra della cucina, chiamiamola così, tinello, anch'essa affaccia sulla vallata, molto molto bella, eccola qui. La casa è già dotata di riscaldamento autonomo, c'è, oltre al camino, c'è l'impianto elettrico funzionante, regolare, eccolo qui. E c'è soprattutto, diciamo, al primo piano, dove sono le due camere, il bagno, un bel balcone, anch'esso molto panoramico. Diciamo che poi la caratteristica, insomma, migliore di questa abitazione. Eccoci qua, qui siamo in una delle due camere, quella intermedia, chiamiamola così, che potrebbe essere anche adattata a studio. E questa qui è la camera grande, molto molto grande, abbondantemente camera matrimoniale. Qui siamo sui 15 metri sicuramente, eccoci qua, contando di bagno in camera, eccolo. Bagno si presenta anche in buonissimo stato, c'è il piatto doccia, eccolo qua, e c'è anche da qui l'affaccio, che poi adesso ci andremo a vedere dal balcone, ottimo direi. E credo che poi, dalle immagini del balcone, prima di uscire vi faccio vedere questa stanza intermedia, eccola qua. Dicevo, prima di salutarci, vi faccio vedere appunto il balcone che offre questo altro bello scorcio di veduta. E su queste immagini io vi ringrazio e vi do appuntamento alle visite. Buongiorno.